Nell'anno 1872, la casa contraddistinta con il numero 7 in Savile Row, a Burlington Gardens, casa nella quale nel 1814 era morto Sheridan, era abitata dall'egregio signor Phileas Fogg, uno dei membri più singolari e più notati del Club della Riforma di Londra, quantunque egli si studiasse di non fare cosa alcuna che potesse attirare attenzione su di lui. Questo Phileas Fogg, che prendeva il posto di uno dei più grandi oratori che sono l'onore dell'Inghilterra, era un personaggio enigmatico, di cui non si sapeva nulla, se non che egli appariva un fior di galantuomo e uno fra i più bei gentleman dell'altra società inglese. Si diceva che egli somigliasse a Byron nella testa, perché quanto ai piedi non era possibile metterlo a confronto. Ma era un Byron con i mustacchi e i favoriti, un Byron impassibile, che avrebbe potuto vivere 1000 anni senza invecchiare. Inglese per certo, Phileas Fogg non era forse londinese. Non lo si era mai visto né alla borsa, né alla banca, né in alcun altro ufficio della gran finanza della City londinese. Le darsene del porto di Londra non avevano mai ospitato una nave che avesse per armatore Phileas Fogg. Questo gentleman non figurava in alcun consiglio di amministrazione. Il suo nome non era mai risuonato in un collegio di avvocatura, né al Tempio, né al Gray Inn. Non aveva mai esercitato né alla corte del cancelliere, né al banco della regina, né allo scacchiere, né alla corte ecclesiastica. Non era industriale, né negoziante, né mercante, né agricoltore. Non faceva parte né dell'istituzione reale della Gran Bretagna, né dell'istituzione di Londra, né dell'istituzione degli artigiani, né dell'istituzione Russell, né dell'istituzione letteraria dell'Ovest, né dell'istituzione del diritto, né di quell'istituzione delle arti e delle scienze riunite che è posta sotto il diretto patrocinio di Sua Graziosa Maestà. Insomma, egli non apparteneva a nessuna delle numerose società che pullulano nella capitale inglese, dalla società dell'armonica fino alla società entomologica, sorta principalmente con lo scopo di distruggere gli insetti nocivi. Phileas Fogg era membro del Club della Riforma, ecco tutto. Può stupire che un individuo tanto misterioso figurasse tra i membri di quell'onorevole circolo, ma va considerato che vi era stato ammesso dietro una raccomandazione dei banchieri fratelli Baring, presso i quali aveva un notevolissimo conto aperto, un conto in cui Phileas Fogg risultava invariabilmente creditore, quantunque spiccasse con frequenza grossi mandati a vista che i banchieri Baring pagavano puntualmente. Questo insieme di cose, come è naturale, gli aveva procurato una profonda stima. Phileas Fogg era dunque ricco? Senza dubbio. Ma in che modo si era arricchito? Ecco ciò che nessuno, nemmeno i meglio informati, potevano dire. E il signor Fogg era proprio l'ultimo a cui convenissi rivolgersi per saperlo. Comunque egli non si mostrava minimamente prodigo, ma neanche avaro. Ogni volta che gli fosse chiesto denaro per un'opera nobile, giusta e generosa, lo dava senza strombazzamenti o celandosi addirittura dietro l'anonimato. Nessuno era meno comunicativo di quel gentleman. Non parlava che lo stretto necessario e ciò accresceva intorno a lui il mistero. Eppure la sua vita si svolgeva, come suol dirsi, alla luce del sole, ma era così matematicamente uniforme che le immaginazioni insoddisfatte fantasticavano, cercando al di là delle apparenze. Aveva viaggiato Sir Phileas Fogg? Certo, c'era ragione di supporlo, dato che nessuno meglio di lui conosceva la carta geografica del mondo. Non esisteva paese, per quanto remoto, di cui egli non mostrasse di avere profonda nozione. Talora, con poche parole brevi e chiare, rettificava le mille dicerie che circolavano al club a riguardo di viaggiatori ritenuti periti o dispersi. Indicava le varie probabilità e gli avvenimenti finivano sempre per dargli ragione, tanto che le sue parole venivano ritenute come ispirate da un sesto senso. Certo, Sir Phileas Fogg era un uomo che doveva aver viaggiato il mondo intero, almeno in spirito. Stava peraltro fuori di dubbio che da molti anni egli non si era allontanato da Londra. Le persone che avevano l'onore di conoscerlo più da vicino testimoniavano che nessuno poteva pretendere di aver visto quel gentleman altrove che nella strada diritta che egli percorreva ogni giorno per recarsi da casa al club. Suoi soli passatempi erano leggere i giornali e giocare al whist, questo gioco di carte che è preferito dagli inglesi e il cui nome significa silenzio. Era adattissimo al temperamento di Sir Phileas Fogg. Egli vinceva sovente, ma quei guadagni non entravano mai nella sua borsa, figuravano invece per una somma rilevante nel suo bilancio di carità. Del resto, il signor Phileas Fogg giocava soltanto per giocare, non per vincere. Il gioco era per lui un combattimento, una lotta contro una difficoltà, ma una
una lotta senza spostamento, senza moto, senza fatica, e ciò aderiva al suo carattere. Nessuno gli conosceva né moglie né figli, cosa che può accadere anche alle migliori persone, né parenti né amici, cosa invero assai più rara.